tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, amici, buongiorno, buongiorno, buonasera, buongiorno. Tu ascolti la radio, Paola? Da piccolina molto. Da piccolina molto. E giocavo anche, sì, mi ricordo, anch'io, ai giochi telefonici che c'erano per vincere grandi premi, almeno allora sembravano grandi. Devo dire anche una cosa, che quando noi conducevamo proprio un bel programma, siamo stati circa un anno su Radio Cento Fiori, che sarebbe, era Radio Cuore 2. Ma facevo il mimo di Radio Sorriso, invece io ero già qui. Quando facevamo questa radio, abbiamo acquisito, in quel periodo abbiamo acquisito e abbiamo conosciuto tantissimi fans di quel periodo, e a distanza di tanti anni, perché se non sbaglio sono passati quasi vent'anni, Luciano, caspita, a distanza di tanti anni, questi fans che abbiamo conosciuto tramite la radio sono ancora dei nostri affezionatissimi fans, e quindi la radio, o la televisione è la televisione, sì, ma la radio ha la sua magia, vero. E questi fans che abbiamo appunto conosciuto attraverso la radio sono ancora nostri fans, alla grande. E in tutta Italia, anche con Radio Sorriso, poi gli anni successivi. In questo caso, tutto questo per arrivare a presentare una canzone che tra l'altro è la sigla della Valigia dei Sogni, che è una trasmissione radiofonica dell'amico Roberto Gennaro, sì, che è appunto da Radio Sorriso. Sì. E allora, è proprio chi con chi un bel sorriso canta? Che Maria Grazia, Elena, Ornella e Francesca ci regalano la Valigia dei Sogni. Che sono cantanti di tre orchestre. Sì, leader di orchestre, ma raggruppate. Di quattro orchestre. Quattro diverse. Belle orchestre italiane. Bene. La Valigia dei Sogni, per voi. Le edizioni Novalis presentano il video del mese. Metti le ali all'anima e al cuore, buona fortuna a te, sognatore. Senso pieno alla tua vita, avrai più di un mondo tra le dita, dovrai ripartire dai ricordi, vivrai come una favola i tuoi giorni, basta volerlo solo accontentare, il cuore che vuole volare, ogni pensiero poi si muove per camminare sulle strade di una nuova realtà. Una valigia piena di sogni e mille viaggi, mille ritorni, e mari aperti, e cieli tersi, e nuovi incontri. Io c'ho il ditino pronto, tu hai il ditino sicuramente pronto, ma io ti dico che è arrivata una whatsappata da Bordighera. Da Bordighera, la Liguria, ma forte, Bordighera, vicino alla Francia. Parlo francese? Oui, un peu. No, tu tra bien, moi aussi. Va bene, quello che serve lo sa dire, Luciano Nelli. Oui, oui. No, come in tutte le lingue. Ma come in tutte le lingue, quello che serve è anche di più. Samantha ci scrive: vorrei dedicare la canzone, si può fare una cosa seria, Un uomo vero di Roberto Polisano al mio ragazzo Teo per il suo compleanno, appunto datato 23 febbraio. Vedi che noi ti abbiamo accontentato, quindi Samantha, per Teo, Un uomo vero di Roberto Polisano. Grazie a voi, complimenti per il vostro programma musicale. Grazie, grazie, grazie davvero. Evidentemente poi Teo è un uomo vero. Sì, sicuramente, insomma, per Samantha lo è.
Per Samantha lo è. No, vabbè, dai, sarà anche per no, Pasqualina. Per Pasqualina no, non vogliamo rovinare tutti gli altarini. Vabbè, quindi, insomma, comunque auguri di buon compleanno. Roberto Polisano, un uomo vero. Tanti auguri. Tenerla vicino e donarle calore. Nella vita, nel bene e nel male, non ha paura di ricominciare, di aprire il suo cuore. Un uomo vero accetta il destino e la fine del suo d'amore, con il sorriso di un uomo vero. Arriva la grande orchestra, la bella orchestra di Davide Salvi, sì. In questo caso però è un bel videoclip che canta la sua cantante Brunella. Brunella Ghezzi, che è bravissima, molto carina, e allora ce l'ascoltiamo. L'altra faccia della luna. E vai. Della luna, ora la conosci già. Tu vuoi me o nessuna? So che questa è verità. Sciogli tutti i miei pensieri e i nascosti desideri. Io ti amo, ti amo, ti amo e per sempre.
Andiamo a vedere che combinano sti ragazzacci. Sono ragazzi che macchinano idee, sfornano idee dalla notte alla mattina, dalla mattina alla notte. Guarda, veramente, veramente devo dire che Gianni per creare queste scenette è geniale. Sì, una fucina di idee. Lei è la Nina, è un'attrice meravigliosa. Sì, ed è anche un pozzo di pazienza. Questo non lo so. Pozzo di pazienza, so. Un gioco di parole assai carino. Pozzo di pazienza. Comunque è un'attrice fantastica, ma anche lui lo è. Insomma, sono veramente molto simpatici, molto bravi. Oltre che essere anche dei bravi musicisti, hanno una bella orchestra e quindi sono veramente alla grande. Sono il sentiero del cuore in casa Giannina. Vai, così. Gianni, bisogna leggere. Leggi? No, ma dovresti leggere anche tu perché ci puoi imparare tante belle cose, eh? Con tutte le cose che devo fare, Nina, con tutti i conti, devo anche mettermi a leggere. Ho capito, le conti è una cosa. Sì. Un po' di lettura ti farà bene. Avessi il tempo per potermi mettere a leggere, lo farei volentieri. Sai quanti libri che ho rimandato da ragazzino? Mi sono sempre prefissato dicendomi questo lo leggerò da grande. E infatti, non ho mai un momento per poterlo fare. Allora. A proposito, lo sai che è già da 2 giorni che mi frulla un'idea nella testa? Ti frulla un'idea per la testa? Sì. Sta tranquilla. Un giorno ancora e poi muore. Perché? Che ci fa un'idea nella tua testa vuota come ce l'hai? Eh? Da sola. Che ci farà male? Muore di solitudine, no? E qui comando io, e questa casa è mia. Pensa, Paola. Ma non è pensa, Luciano. Andiamo, pensa dove andiamo. Rosso di sera, una bellissima canzone che ho scritto tanto tempo fa con una... in questo caso è una registrazione proprio fatta allo Champagne di Cassano Dadda. Milano. E salutiamo l'amica Federica. Ciao Fede. Che è tanto tempo che non ci vediamo perché hanno cambiato un po'. Però in ogni caso erano dei bei ricordi e delle belle sensazioni. Tra l'altro noi abbiamo portato, pensa, in quel periodo abbiamo portato anche la vita in diretta l'abbiamo portata proprio noi lì in questo bellissimo locale che è lo Champagne. Sì. In questo caso però vi faccio ascoltare questa mia canzone che si chiama Rosso di sera. Per voi. Luciano Nelli. Sere come queste non le avevo viste mai. Adesso che sei qui, mai più ti lascerò una sera. Ti tengo stretta a me, mai più ti lascerò una sera. Rosso di sera, c'è la luna, sembra un sole, e tu sei qui vicino, bel tempo si spera, io che amo solo te mi sento in paradiso, guarda che sera. Vedo il mare insieme a te, ti bacio piano piano, il mio respiro si confonde con il tuo e profuma di primavera. Più ti lascerò una sera.
tengo stretta a me, mai più ti lascerò una sera. La luna e il mare tu, la stella mia sei tu stasera. La luna e il mare tu, la stella mia sei tu stasera. E adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. È un segreto che rimane tra noi. Cari amici, ritornelli, intervista con gli artisti, non con l'artista. Abbiamo qui i Muffins e siamo contentissime perché qui abbiamo un tocco di italianità ma anche di internazionalità. Stefano, Giulia, Maddalena e Riccardo, quattro beltà, quattro bellissime voci. Siete contenti? Grazie. Della beltà? Sì, mamma, contentissimi. Ma scusate, siamo sempre. Ma qui poi avete delle bellezze eterogenee, no? Perché abbiamo, insomma, sì, chi certo prende la vita più di petto, questo. Maddi, che stai noi insomma di lui, no? No, sì, è tutta invidia, è tutta invidia. Nostra, va bene. E poi però, a parte gli scherzi ragazzi, il genere che voi amate di più, perché qui abbiamo soprano, baritono, qui abbiamo veramente degli studi anche alle spalle di musica, se vogliamo, di impostazione lirica, no? Per cui Stefano, estensione da tenore. Certo, ma guarda, noi in realtà quello che ci accomuna fondamentalmente è il musical. Loro... Il genere top per voi musical, sì, cioè musical, se doveste scegliere... Sì, sì. Quello che ci ha fatto incontrare tutti, sì, e quattro, sì, diciamo, è quello, sì, il genere. E vi accordate bene. Esatto. Sì, sì, però sì, quanti anni ci sono di studio alle spalle? Mi dispiace che devo sintetizzare perché in questi minuti voglio sapere tutto, ma... Beh, ognuno ha i suoi anni, diciamo, una formazione personale, però... Tu Riccardo a quanti anni hai cominciato? Io ho iniziato a cantare a 16 anni. E adesso ne ho 29, per cui sono già 30. Facciamo i conti in diretta. Sono passati, facciamo... che Riccardo ha una bella voce, proprio cavernosa anche di quella. Io lo vedrei anche, amici, come doppiatore. E poi infatti... Doppio anche. E lui proprio... Non lo sapevo, giuro. Lavora nel doppiaggio. Sì, anche, perché sì, c'ha la voce proprio de pancreas, come dicevo una volta. No? Bellissimo. Invece la Maddalena? Io ho iniziato, la prima volta che ho cantato è stata a 6 anni, così buttata su un palco, e da lì non sono più scesa. Bello. Poi... studiato però, sì, qua, poi mi piace io, che guarda, ero in classe arrivi proprio con loro due alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, che è l'accademia di musical più famosa d'Italia, perché ha delle eccellenze come insegnanti. Che bello, tutto quanto. Non ci si può improvvisare, poi nessuna disciplina, siamo, ma nel musical direi ancora ci difficile. Siamo diplomati lì nel 2014. 2014, ormai sì, ci siamo incontrati, quindi... e non ci siamo più lasciati, esatto, per fortuna e purtroppo. E tu la soprano come arriva in questo gruppo, allora, di folli? Io ho cominciato da bimba in un coro della mia città, perché vengo da Treviso, eccetera, eccetera, e poi ho continuato, insomma, anche io mi sono iscritta alla BSMT. E niente, il percorso è continuato e continua sempre, perché bisogna per forza, certamente, continuare a studiare, mai abbassare mai la guardia. Esatto, è vero, mai abbassare, perché bisogna sempre perfezionarci. Vedo che oggi abbiamo un bellissimo medley, Nightmare Before Christmas, sì, che è un omaggio a Tim Burton. Esatto. Che io adoro, perché adorando l'horror. Anche noi lo adoriamo. Lui poi chiama gli scheletri, lui il team. E poi fra pochissimo uscirà la sua versione di Dumbo per la Disney, quindi siamo curiosissimi. Intanto ci aspettiamo con ansia. Ecco, questo medley lo ascoltiamo, quindi i nostri amici, sì, dei ritornelli vi ascoltano volentierissimo, i Muffins per voi con questo omaggio a Tim Burton. Yes. Sequestrare Babbo Rachele, io lo farò. Tira sorte. Jack ha detto tutti insieme, tutti per uno, uno per tutti, viva i gatti. La 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 la. Se sequestriamolo, lo vediamo e poi a nessun diremo che siamo stati noi. Dai, rinchiudiamolo dentro un bel saccone, poi buttiamolo nel mare. Mister Baubau dice a te, attento amico mio, tu statene in campana, sai, vedrai chi sono io. Attento a non sgarrare, se sbagli ballerai, e dopo la canzone nient'altro sentirai. Oh, oh, oh.
mio, sei folle, ma ti rendi conto che sei messo proprio male, non c'è spazio qui per te. Sei cotto, ormai finito, non ti servirà pregare, perché sono Mr. Bow Bow e tu non puoi scappare. Oh, oh. E arriva l'amico Matteo Benzi che ci fa ascoltare questa canzone che hanno praticamente inciso in tantissimi, però sì. Ascoltiamo insieme la versione di Matteo Benzi, Il cielo è una coperta, coperta ricamata, io aggiungo, di sé. Sì. Lasciatela dormire, non farla Luciano, attento, Luciano, attento, non le porgere troppo. Paola l'aveva promessa, Posso prenderne una subita, ma io Luciano? Sì, guarda, guarda, però, che meraviglia, una mousse. Io le tengo così gradevole a favore di telecamere, mousse, senza buttarle in terra. Perché mi è stato chiesto. Allora, di questo veramente ci troviamo qui all'Hotel Villa Rita, ringraziamo l'amico Moreno Jacoponi per grazie. Queste delizie che ci fa assaggiare durante le registrazioni. Voi direte, appena finito che facciamo? Andiamo a cena. Ma anche durante, amici, buonissimi. E allora ci vediamo domani. Buon sabato a tutti e andate a ballare. Noi domani ci troviamo qua con Ritornelli. Ciao, ciao a tutti. Amici. Ciao, io mangio. Credimi sulla parola, buonissima. Buona veramente. Quanti ritornelli